La ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico, lo sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione e dell'economia della conoscenza in Sardegna. Tutto nasce da delle intuizioni, da delle idee. Ideas in inglese, ideas in sardo. Si scrive nello stesso modo, si pronuncia in modo diverso, ma il significato è naturalmente identico. Noi preferiamo guardare al futuro tenendo sempre bene a mente da dove veniamo. E allora ben trovati per la prima puntata di Ideas, la nuova trasmissione di Videolinea dedicata al mondo dell'innovazione e della tecnologia in Sardegna. La prima puntata di Ideas ci porta a circa 40 km da Cagliari, tra il mare di Pula e il massiccio del Sulcis. In un'area di circa 160 ettari si trova Polaris, la sede centrale del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, gestito da Sardegna Ricerche. La mission dell'ente è quella della promozione della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico in Sardegna. Il direttore Giorgio Pisanu, ben trovato, direttore. Certo. Ecco, ci parli un po' di questa realtà. La Sardegna Ricerche è lo strumento operativo attraverso il quale la Regione Sardegna attua le proprie politiche di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in favore del sistema economico regionale. Ha la gestione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, gestisce tutte le attività di innovazione, appunto, di trasferimento tecnologico e di ricerca industriale, cioè finalizzata alla realizzazione di prodotti e di soluzioni innovative nell'ambito delle attività delle imprese, e poi fornisce un'attività di service in favore della regione stessa per la gestione di tutta una serie di attività che derivano dalla programmazione comunitaria. Il parco è una struttura multipolare. Viene gestita attraverso il supporto di tutta una serie di società che sono partecipate a Sardegna Ricerche e che la coadiuvano nella gestione di tutte quelle che sono le piattaforme, le infrastrutture, le attività, in questo caso nell'ambito in cui siamo, del settore dell'ICT e poi della biomedicina, del biomed. E le infrastrutture, le piattaforme sono a disposizione del sistema regionale della ricerca e delle imprese e vengono messi a disposizione attraverso regolamenti che permettono appunto l'accesso in modo facilitato rispetto all'uso che se ne vuole fare. La struttura del parco è multipolare, quindi ci sono alcune altre sedi che sono localizzate ad Alghero e a Torre Grande e che appunto sviluppano le altre attività negli altri settori, che sono quelli delle biotecnologie, del settore agroalimentare e delle tecnologie legate al mondo del mare e delle produzioni lagunari. Ricerca scientifica, innovazione, trasferimento in azienda, un settore importantissimo, un settore strategico per la nostra economia in cui la Regione crede davvero. Sentiamo a questo proposito l'assessore regionale alla programmazione Raffaele Paci. Siamo noi che dobbiamo sviluppare la cosiddetta strategia di specializzazione intelligente, la Smart Specialization, individuando i settori sui quali la nostra regione vuole puntare. Quello che stiamo facendo, partendo dall'information technology, le tecnologie dell'informazione, che sono quelle che hanno dato più soddisfazione in questi anni. La Sardegna rappresenta un punto focale in Europa su queste tecnologie. Ci sono moltissime start-up, moltissimi giovani che si avvicinano insieme a multinazionali ormai consolidate. Però ci sono altri settori, anche tradizionali, sui quali puntiamo: quello dell'ambiente, quello dell'agroalimentare, importantissimo, del turismo e dei beni culturali. Insomma, è necessario che intorno a tutti questi nostri punti di forza si faccia sforzo comune e si segua appunto questa che sarà la nostra specializzazione per gli anni futuri. Ci sono le risorse, indubbiamente solamente per l'asse 1, che è quello dell'innovazione tecnologica, ci sono 130 milioni disponibili, però se posso dire non è solo una questione di risorse,
è pieno di liquidità in giro per il mondo, è pieno di società specializzate che non fanno altro che cercare dei giovani, delle belle idee sulle quali puntare, che sono pronti a finanziare. Poi ci sono i nostri centri specializzati, Sardegna Ricerche, che sono pronte a fare questo accompagnamento. A mio avviso è più una questione di organizzazione, più una questione di istituzioni che sanno funzionare, che sanno dialogare con l'università, con le imprese, con i centri di ricerca pubblici. Poi certo ci servono i soldi, ma i soldi, stiamo tranquilli, ci sono. Quello che serve sono le idee. Ed eccoci all'interno dell'edificio 2, qui a Sardegna Ricerche, a Pula, dove trovano sede anche degli sportelli con dei servizi importanti. Sono degli utili strumenti di informazione, di supporto e di sostegno per quanto riguarda le imprese del sistema regionale. E quanti sono questi sportelli e di cosa si occupano? Ma attualmente gli sportelli sono 5, sugli appalti, energie rinnovabili, delle start-up, delle nuove iniziative imprenditoriali. Abbiamo poi lo sportello che dà un sostegno per quanto riguarda la possibilità di partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo in ambito comunitario e in particolare in tutte quelle attività di ricerca che sono finanziate attraverso il programma comunitario Horizon 2020, che è ormai lo strumento principe che l'Unione Europea ha messo in campo per sostenere le attività di ricerca in ambito comunitario. Abbiamo poi lo sportello che riguarda la tutela della proprietà intellettuale e quindi la possibilità per le imprese o per centri di ricerca o per le stesse università, ricercatori universitari, di tutelare le loro attività di ricerca e quindi renderle utilizzabili a fini economici. Permette di avere un'analisi di quella che è la situazione di anteriorità rispetto alle tecnologie di cui si sta verificando e quindi di evitare di imbarcarsi in dispendiose attività amministrative per la tutela di una situazione che invece ha già una copertura brevettuale. Bene, l'ha accennato lei, abbiamo parlato di start-up, nella nostra trasmissione c'è anche uno spazio dedicato alle aziende, conosciamo gli imprenditori che fanno innovazione in Sardegna, in questo caso vi proponiamo l'esperienza di 5 giovani ingegneri sardi che con un budget iniziale piccolissimo, 10.000 euro, hanno intrapreso un'attività di altissima tecnologia, arrivando nel giro di 3 anni a fatturare addirittura 3 milioni di euro. Cabinsol è un'azienda sarda nata nel 2012 da un'idea di 5 ingegneri elettronici che dopo esperienze a livello internazionale hanno deciso di aprire la propria azienda nella loro città, ovvero Sassari. Abbiamo una divisione che si occupa di software embedded, software praticamente per i microprocessori che ormai sono nel nostro quotidiano, dalle auto, dalla domotica, strumenti di fitness oppure apparati elettromedicali. Lavoriamo molto nel campo delle auto, per i quali praticamente facciamo il software delle cosiddette centraline. Noi ci occupiamo di tutti quegli elementi, di quelle schede elettroniche che si possono trovare nei mezzi di trasporto, che può essere un'auto, come può essere un trattore, un mezzo di una grande cava. Cioè, per esempio, ci è capitato di lavorare con un grande cliente giapponese che metteva delle schede telematiche all'interno dei trattori che potevano andare nei grandi campi senza guidatore per centinaia di chilometri e piantare una piantina ogni metro, per esempio. E questi mezzi possono essere monitorati da remoto attraverso un dashboard e tutto attraverso il software che noi mettiamo sulle nostre centraline. Questo trend, questo di poter monitorare da remoto, poter vedere i veicoli, è un po' il nostro core business. Siamo una startup innovativa. Siamo iscritti quindi al registro speciale delle imprese e tra oltre 4.000 aziende siamo tra i primi posti, tra i primi 10 posti come numero di dipendenti che sono oltre 35 come fatturato che è oltre 2 milioni e mezzo di euro. Da Sassari torniamo a Pula, Sardegna Ricerche, e parliamo di altre aziende innovative. La vostra, Stefano Amico, è la più antica come insediamento qui nel parco. Sì, in effetti noi siamo qui dal 2006, qui nel parco scientifico Polaris, NICE, attratta soprattutto dalle collaborazioni precedenti in essere col CRS4,
ha colto al volo l'occasione per venire al parco e quindi aprire una sede qua in Sardegna. Oggi NICE vanta qui a Pula 7 sviluppatori che lavorano a tempo pieno e possiamo dire che l'ufficio qua di Pula è proprio il motore R&D di ricerca e sviluppo dell'azienda. Quindi NICE si è specializzata in quello che è la gestione in grosse mole di dati e quello che è l'HPC, ossia l'High Performance Computing, che in parole povere è l'utilizzo del computer per fare dei calcoli molto complessi. Ma soprattutto NICE si occupa di quello che è il concetto di 3D cloud. Tutti più o meno sappiamo che cos'è il cloud, no? Noi abbiamo dei dati, magari nel nostro telefonino, che possiamo metterli su uno spazio remoto. L'idea di NICE è quella di trasformare questo spazio remoto in uno spazio di applicazioni 3D. Quindi io non devo più avere un computer mio performante dove far girare applicazioni complesse, ma queste gireranno in un server remoto e io dal mio PC posso collegarmi al server remoto e quindi tutto l'onere computazionale, l'intelligenza e il PC performante sta sulla rete remota. Io avrò sul mio PC una finestra di quello che sta avvenendo in remoto. Insomma, abbiamo visto il grande fermento che c'è in Sardegna per tutto quello che riguarda l'innovazione, la tecnologia, la ricerca scientifica, l'importanza, direttore, di enti come questo per il trasferimento nelle aziende, per la creazione di un'economia della conoscenza. Noi siamo sempre alla ricerca di opportunità attraverso il quale dare una mano alle imprese per sostenerle nell'ambito di questo percorso, il loro percorso di crescita verso un'economia di mercato. Bene, grazie direttore. Si conclude qui la prima puntata di Ideas, Tecnologia e Innovazione in Sardegna. L'appuntamento è per la prossima settimana. Grazie, arrivederci.